se siete qui è perché avete cliccato per venire a conoscere con me Stefano Tessa. Ciao. Ciao, ciao a tutti. DJ guest star della serata qui al Biblos e un ragazzo, perché sei giovanissimo, e dimostri meno. Non male, ma... Attivo qui sul panorama campano a Benevento, ma non solo, perché attivo anche nello scenario romano. Che differenza c'è tra suonare a Roma e qui a Benevento? Roma, non solo in questo lavoro, ma un po' in tutti i lavori, è abbastanza diversa. Ha molti stimoli da parte di diversa gente durante tutto l'anno, estate, inverno, soprattutto d'inverno, e quindi è ovvio che più sei offerto a degli stimoli, più puoi interagire, più riesci a crescere, poi fondamentalmente è quello. Come nasce la collaborazione con la Kes Record? Il label manager di Kes Records, Kotun e Sisio, sono due ragazzi che col tempo sono riusciti a creare un ottimo movimento qui a Benevento e nella provincia. Vedo che comunque suonano spesso anche a Napoli, quindi è comunque una situazione che cresce a vista d'occhio, si può dire. L'amicizia è decennale. Da chi ti ispiri? Tanti. Un nome. O due, se vuoi. Guarda, mi ha colpito un sacco Alicante. Che importanza dai social network, comunque tutta la comunicazione in generale? Che rapporto hai con i tuoi fan? Beh, guarda, io non ritengo di avere i fan. Però ci saranno delle persone che ti seguono, no? Probabilmente anche derivato dal fatto che magari sono interessati a una situazione in cui io vivo, in cui io mi evolvo e magari seguono la situazione. Non credo di avere ancora i fan sono altro, secondo me. Dove ti possiamo seguire, Stefano? Io che voglio seguire la tua musica e i tuoi percorsi, dove ti posso seguire? Cerco sempre di facilitare un po' la cosa, anche perché la comunicazione oggi è molto importante, soprattutto per il discorso web, per il discorso marketing. Tante cose ormai si sviluppano anche unicamente sul web, e quindi cerco di avere un sito che mi racchiuda il tutto. Beh, diciamolo, è il momento opportuno. StefanoTessa.com è un sito semplicissimo, proprio spicciolo, anzi mi vergogno anche un po' di averlo in effetti, però è funzionale ed è la cosa che secondo me è più significativa oggi. Funzionale, lì troverai tutti i link di 8-9 network, ovvero i social network che ho. E tutto bene, benissimo, ti seguiremo perché hai fatto veramente una bella serata, la discoteca è piena e insomma l'empatia è giusta, sembra che tutti si stiano divertendo, quindi sì. Davvero complimenti, è stata una bella serata. In bocca al lupo per il futuro. Allora, un po' una sorpresa, però sicuramente sentiremo ancora parlare di te. Grazie mille, lo spero, e in bocca al lupo per tutto anche a voi. Vedo comunque un buon programma. Grazie. Allora, se ci saluti i nostri ascoltatori di Ciao Night, io ti lascio andare alla tua serata, perché insomma è anche giusto che ti rilassi dopo questo bel DJ set che hai fatto. Grazie mille, ciao Night. E ci vediamo in TV. Prossimamente spero qui, sicuramente. Ok, grazie, ciao.